conferenza stampa alla Capitaneria di Porto di Livorno, l'ammiraglio Giuseppe Tarsia, davanti alle testate giornalistiche ma anche al cluster marittimo e portuale, ha presentato le nuove tariffe del servizio di rimorchio. L'iniziativa è destinata a rendere più competitivo lo scalo labronico, con ricadute positive sui traffici e conseguentemente sull'economia del territorio. Ammiraglio Tarsia, va considerato un punto di svolta quello di stamani? Sì, rispetto al passato decisamente sì, è una misura che va a incidere in maniera sostanziale, significativa sui costi di un servizio molto importante qual è quello di rimorchio. E in buona sostanza vengono meno quelli che sono gli oneri accessori alla tariffa ordinaria, in particolare quella della fornitura del capo, degli orari extra diurni e della presa del rimorchiatore fuori dalle dighe, che per alcune tipologie di nave incidono anche oltre il 40% dei costi. E quindi i benefici mi pare che, più che dirlo io, dovrebbero essere nei numeri. E siamo veramente molto contenti di essere riusciti ad adottare questo provvedimento e siamo molto contenti di essere riusciti a farlo con l'intesa, la collaborazione anche del soggetto erogatore del servizio, la società concessionaria del servizio. Quindi direi una valutazione congiunta all'unisono che si riflette in un beneficio per il porto, per il territorio, per i traffici, per l'economia del porto, della città e del territorio, alla quale si è giunti con una valutazione congiunta da parte di tutte le parti interessate. Insomma. Avete valutato e stimato l'impatto sul mercato, tra virgolette, che questo provvedimento può avere? Sì, abbiamo fatto una prima valutazione, dovrebbe essere veramente importante, perché l'abbattimento dei costi fino a, ripeto, anche al 50% alcune volte apre prospettive per rendere veramente molto più competitivo il porto, ma non soltanto in termini di numero di navi, ma di capacità di trasformare gli arrivi e le partenze navi in attività portuali, quindi sul carico, lo scarico e il trasbordo delle merci. E quindi questo è un riflesso anche di natura sociale, direi, che io mi auguro si sia pronti anche a recepire.